Questo tutorial numero 5 andremo invece a costruire il menu verticale. In realtà ne creeremo soltanto due blocchi, vedete che sono blocchi: comunicazione, albo, la scuola, segreteria, didattico, la scuola in chiaro, scuola 2.0. A livello proprio di procedura si costruiscono tutte allo stesso modo. Noi costruiamo adesso comunicazione, un pezzo del menu, la scuola. Vediamo un po' come funzionano. Menu comunicazioni contiene circolari news, connessione purtroppo qua ancora un po' debole, no? E quindi sono esattamente fatti come docenti, studenti, genitori, cioè sono pagine contenenti circolari, contenenti articoli filtrati per categoria. Lo stesso vale per news, la differenza è che in circolari metteremo le circolari protocollate, invece in news metteremo avvisi, cose di questo tipo. E poi abbiamo invece la scuola che contiene al proprio interno, vedete, una serie di informazioni proprio sulla scuola. Notiamo che nella scuola, vedete qua un'aggiunta che poi metteremo che è menù a briciole di pane, storia della scuola, plessi o altro, sono in realtà figli di un contenitore vuoto che è la scuola, dove magari uno poi può mettere, non so, un'immagine o qualcosa, ma che ha poi alla sua destra un suo menu secondario che è poi dato dalle voci del blocco la scuola. Invece comunicazioni no, sono direttamente, vedete in circolari, un attimo che si carica la pagina, sono già di primo livello. Bene, andiamo qua e creiamo questi due contenitori. Allora, i primi, ricordiamo, sono comunicazioni che contengono circolari e news che sono però, vediamo la pagina circolare, pagina con categoria. Ormai l'abbiamo imparato, per questi contenuti occorre fare i passaggi in due fasi. Prima si crea la categoria, poi si crea la pagina. Si va quindi nel pannello di amministrazione di WordPress e si va in articoli categorie dicendo che voglio creare la categoria circolari e poi, no, una volta che l'abbiamo aggiunta, in automatico il sistema propone già la pagina per la nuova categoria, la pagina news, scusate, la categoria news. Create le due categorie, creiamo le due pagine abbinandole a queste categorie. Quindi la pagina circolari, purtroppo è un po' lento oggi il collegamento, per cui anche qua la pazienza è sempre buona consigliera. E andiamo a dirgli attenzione che tu devi associarti alla categoria circolari. Questo è il motivo per cui la creiamo prima, perché se non avessimo creato prima la pagina, non avremmo a disposizione la categoria pronta per essere associata. Quindi in questi casi si fa sempre prima la categoria e successivamente la pagina che viene associata alla categoria stessa. Qui abbiamo le nostre news e andiamo a mettergli la corrispondenza alla categoria news. Le abbiamo pubblicate, vedete, non hanno contenuto, sono vuote, ma adesso andiamo a mettere il menu verticale e noteremo che ci sarà una piccola differenza. Non tanto nella prima fase, la prima fase è uguale, si crea il menu. Il menu lo creiamo come quei contenitori, quei blocchi che avevamo visto, prima blocco comunicazione e poi vedremo per la scuola. Prima cosa, comunicazioni. Blocco comunicazioni, lo creiamo, creazione menu, va sempre cliccato il pulsante, gli mettiamo news e circolari. Aggiunge il menu, se vogliamo che le circolari siano sopra, le spostiamo sopra. Ecco, prima col menu orizzontale avevamo a disposizione immediatamente, no, un elemento di posizionamento. Qua non ce l'abbiamo. Come facciamo allora a posizionarle? Si usa una nuova funzione di WordPress, che è il cosiddetto widget, aspetto widget, perché nella installazione base di WordPress sono presenti delle funzionalità aggiuntive, che sono quelle che mi consentono di andare ad esempio a popolare
le barre laterali. La barra laterale 1 è la barra di sinistra, la barra laterale 2 è quella di destra. Vedete che in automatico ci sono già delle cose che ha messo Wolpes. Bene, noi li eliminiamo tutte. Quindi cancella il cerca, cancella gli articoli recenti, perché il nostro appunto è un modello completamente personalizzato dove mettiamo a noi volta per volta le risorse che ci interessano. Cancelliamo tutto quello che c'era dall'inizio e cominciamo a inserire il nostro menu. Il widget che fa il nostro caso è il widget che si chiama menu personalizzato, che trasciniamo su barra laterale. Vedete, gli mettiamo un titolo che è un po' l'etichetta, si chiama comunicazione in modo molto sapiente, peraltro WordPress tutti questi titoli di widget li associa a un livello di titolo molto corretto anche dal punto di vista dell'accessibilità. Una delle funzionalità più richieste, ad esempio, da chi naviga con gli screen reader, cioè con le sintesi vocali, cioè le persone cieche, è proprio quella di avere i contenuti strutturati per livello di titoli. In questo modo loro utilizzano un particolare tasto della tastiera per scansionare la pagina per livelli di titoli e quindi andare facilmente da un blocco all'altro. Fa molto bene questo WordPress, così come Drupal, sono veramente due CMS molto attenti al codice. Selezioniamo il menu Comunicazioni e diciamo salva. Andiamo a vedere. Cosa è successo? Visualizza sito. Bellissimo, abbiamo creato il nostro menu, no? Menu circolare. Adesso sotto gli mettiamo il menu la scuola. Cosa facciamo? Per prima cosa creiamo una pagina vuota che ci serve anche come contenitore strutturale la scuola. Non è necessaria questa operazione, ma aiuta un po' nell'organizzazione dei contenuti e la pubblichiamo. Senza colpo ferire, così scriviamo solo il titolo, pubblica, bene che è fatto. Ma cosa conterrà il contenitore la scuola? Queste voci, che poi a loro volta possono avere delle loro sottovoci, tipo plessi. Adesso noi non andiamo nel dettaglio in questa fase perché non stiamo ancora lavorando sui sottomenu, ma soltanto sulla gestione della struttura di navigazione. Quindi mi accontento adesso di mettere le voci dirigenza, storia della scuola e plessi, lasciando voi poi agli altri il resto perché rimane poi un'operazione fortemente ripetitiva. Andiamo qua e ci creiamo adesso allora una nuova pagina. Com'era? Dirigenza. Ok. Io ripeterò tante volte questo passaggio perché poi fatico a ricordarmi delle cose. Dirigenza con una piccola novità. Questa pagina è figlia della pagina La scuola. Andiamo a cercarla, eccola qua, e la pubblichiamo. Perfetto, vedete che poi in automatico qua c'è il cosiddetto permalink che mi indica proprio l'indirizzo web della pagina. Vedete che è figlia della scuola. Poi ci andiamo a mettere anche storia della scuola. Anch'essa sotto scuola. E successivamente andiamo a mettere, sembrava fosse Plessi, ovviamente uno poi qua mette quello che gli pare, no? Plessi, immaginando un istituto comprensivo il cui genitore è ancora la scuola e la pubblichiamo. Come fare in modo adesso che si vedano questi contenuti nel nostro menu verticale laterale, dobbiamo creare il blocco di menu. Aspetto menu, ne creiamo adesso un altro blocco che andrà sulla destra, lo chiameremo, attenzione non cambiamo qua perché questi sono già i tre menu presenti, clicco su più, vuol dire ne aggiungo uno che lo e lo chiamo la scuola. Creazione menu. Una volta creato, cosa facciamo? Gli mettiamo qua le tre voci, aggiungere menu. Perfetto. Magari anche qui andiamo a fare il solito discorso di ordinamento. Salva menu. Non li vedo ancora, scusate, fino a che non li ho messi attraverso il widget. Ricordate? Menu orizzontale, posizione dei temi all'interno proprio già della voce menu.
Invece in menu verticale dobbiamo andare in aspetto widget, selezionare menu personalizzato e spostarlo sulla barra laterale e dirgli quale menu personalizzato, con quale titolo. Titolo sarà la scuola, il menu è stato chiamato nello stesso modo. Salva, andiamo a vedere, visualizza sito, eccolo, vedete, dirigenza, non ha nessun sottomenu, non compare quella navigazione che dicevamo prima, di cui dicevamo prima, perché occorre installare un nuovo plugin. Però, insomma, stiamo andando avanti, quindi il compito al termine di questo video tutorial potrebbe essere quello di completare, anche solo come voci di menu, tutto il menu verticale fino a scuola 2.0.